Buongiorno Vincenzo Longo dalla sala operativa di G. Europa contrastata stamane in scia dei dati macro poco incoraggianti arrivati nelle ultime ore. In Cina hanno deluso sia le vendite al dettaglio che gli investimenti fissi, mentre il PIL tedesco del primo trimestre dell'anno si è attestato a più 0,3% su base trimestrale, il valore più basso da un anno e mezzo. In linea con le attese invece l'indice ZEV è stabile sui livelli minimi da novembre 2012, con gli investitori tedeschi che sembrano seguire a distanza l'esito dei negoziati tra Cina e Stati Uniti sui dazi. In proposito, oggi le delegazioni si incontreranno a Washington, ma la questione sembra ancora molto lontana dall'essere risolta, come ha confermato anche l'ambasciatore USA Terry Branstad. Per quanto riguarda i mercati, il vero outsider continua ad essere il petrolio, stamane ancora sugli scudi in scia alle tensioni in Medio Oriente e anche alle dichiarazioni OPEC di ieri su un rafforzamento della domanda per l'anno in corso. Il Brent si è portato così questa mattina a ridosso di $79 al barile, nuovi massimi da novembre 2014, mentre il WTI galleggia sui $71. Proprio il greggio continua ad influenzare le aspettative inflattive, con il forward 5 anni su 5 anni euro salito sopra l'1,73%, massimi da quasi 3 mesi a questa parte. Da qui il balzo dei rendimenti sui titoli governativi, con il Bund nuovamente sopra 0,62%, mentre l'omologo decennale made in USA è tornato sopra il 3%. Rimanendo in tema governativo, lo spread BTP Bund decennale è tornato sotto i 130 punti base stamane, nonostante il prolungato stallo politico post voto. I colloqui tra 5 Stelle e Lega proseguono e la mancata convergenza sul nome del futuro premier sembra un pochino complicare la questione e richiedere più tempo. Tra le valute, il dollaro riprende la corsa grazie al balzo dei rendimenti sui treasury, con l'euro-dollaro ritracciato nuovamente su 1,19 dopo il test a 1,20 di ieri. Solo un dato debole di oggi sulle vendite al dettaglio potrebbe indebolire un po' la divisa statunitense, che sembra aver ripreso la marcia per i nuovi massimi di periodo. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e buon trading.